Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dalla chiesa, la chiesa di San Pio da Pietrelcina. Abbiamo tra le mani l'epistolario, il volume numero 3, il volume che raccoglie un po' tutte le diverse lettere che Padre Pio ha scritto ai suoi figli spirituali, alle sue figlie spirituali, in particolar modo Padre Pio scrive ad Anita Rodote. Anita, dunque voi dovete piuttosto umiliarvi dinanzi a Dio, anziché abbattervi di animo. Se il Celeste Padre vi riserba le sofferenze del suo figliuolo, il quale nella sua santa umanità permise che venisse 3 volte tentato da Satana, dovete elevare a Lui la preghiera della rassegnazione, della speranza e cantare a Lui l'inno della riconoscenza, della lode e del ringraziamento. State pur sicura che proprio Gesù, quegli che opera in voi e che pur permette tanta guerra e tante sofferenze, ed io vorrei pregarvi di tranquillizzare il vostro spirito per quanto è possibile dietro i consigli e le assicurazioni del confessore e di tutte le altre anime illuminate. Circa quello che mi avete dimandato riguardante quelle interne locuzioni, vi posso assicurare, scrive Padre Pio ad Anita Rodote, che esse hanno Iddio come autore. Perciò quando il Signore vuole parlarvi in tal modo, non gli chiudete la porta del vostro cuore e per evitare inganni da parte del nemico avanti di ascoltare tali parole, imponeteli chiunque sia chi, cosa e così vuole parlarvi che ripeta con voi «Viva Gesù, viva Maria Immacolata» e se si ricusano nel far questo, non date loro ascolto, disprezzateli e ricusate le loro voci. Di più, se tali voci che voi sentite vi attraggono a Dio e voi vi sentite sempre più profondamente nel vostro nulla, tenetele come avente Dio per autore di esse. Soprattutto poi pregate Dio che non vi inducesse nella tentazione.